Se riesci a buttarlo giù e muore di danno da caduta, aiuto. La nuova modalità con John Wick. Ma noi useremo il tizio col cappellino da 50 centesimi. Vi ricordo che nello shop è uscita la skin di John Wick, che ha ben due stili, ossia quello super rovinato con i capelli sciolti eccetera, e poi quello invece super elegantissimo eccetera. Ma la cosa più bella è lo zaino con le armi, quella qualcosa di stupendo. Poi la slitta semplice, che è il suo piccone, calciafiamme insieme al suo piccone e altre cose. Vi consiglio di non shoppare la mimetica assassino, come ho sbagliato io, l'ho shoppata perché ho detto: oh, finalmente una mimetica praticamente completamente nera. E invece no, invece è un po' grigia, nera e bianca. E non mi ero reso conto che tra le sfide dell'evento di John Wick, che vi dà ben due cose gratis, c'era questa mimetica uomo nero, che è completamente nera ed è bellissima. Io l'ho messa già a tutte le armi perché mi piace veramente tanto. Quindi non shoppate la mimetica, ma fate le sfide di John Wick, che vi danno l'ombrello colpo secco completamente gratis e anche uomo nero completamente gratis. Veramente una modalità come questa mi piace molto. Ma mi piace in generale che l'Epic Games stia regalando un po' di cose ultimamente con le modalità. So che possono essere solo mimetiche o solo ombrelli o deltaplani o roba del genere, ma è già qualcosa, è già comunque qualcosa. Quindi io direi di andare subito in partita per spiegarvi un po' qualche strategia e qualche tattica per vincere assolutamente. Io vi dico, io ho vinto un'intera partita praticamente da solo. Chiaramente se gioca in di più è meglio, però diciamo che il mio team era morto e io sono riuscito a ribaltare la situazione completamente da solo. Che poi un'altra particolarità è che c'è un edificio di nuova inclinata dove non puoi sparare, ed è il Continental. È questa struttura qua di pinnacoli, è tipo l'albergo dove quando entri c'è il rumore di piano, e lì non puoi sparare. Quando entri ti dice niente sangue al Continental e non puoi né distruggere né costruire né sparare. Comunque guardate che eleganza, no? Che eleganza c'ha sto tizio. Cioè, cappellino da 50 centesimi, smoking e si va a comandare. Tutti dicono di andare a neo inclinata e noi li seguiamo, perché se andate a neo inclinata fate più kill prima. E poi questa musica qua che c'è di sottofondo, qualcosa di stupendo, raga. Eh sì, col cavaliere nero proprio così. Figo. Guarda questo invece. Allora, adesso ci andiamo a sponde del saccheggio. Sponde? No, no, ti dico io dove scendiamo. Scalini scatenati. Ancora? Eh sì, perché c'ho la missione, stavolta. Capito? Oh, è vero. Vabbè, ci sarà gente o no, ma noi siamo forti. Meglio morire un po' all'inizio, ma almeno fare kill, piuttosto che come prima che avevamo tutti tre vite e abbiamo perso. Cioè, che divertimento c'è? Praticamente perdi tutto il tempo della partita a fare che? A camperare. Guarda qua, che partiamo già col chug jug potienti. Oh sì, ho trovato l'arma d'oro, è mia. È mia. Un altro charge, ovviamente. Signori, con questa vinciamo di sicuro. L'arma d'oro praticamente non ha rinculo. Sta, ci sta, ci sta, questa è nostra. Basta sparare, fate la pace. Dov'è sta gente che vengo col pompa a mitigare un po' gli animi? A terra. C'è un tipo qua dietro? A noi non ci interessa il tipo lì dietro. Morto. Lì, occhio che c'è uno. Vai. Occhio che c'è uno. Ho preso lì la taglia. Ho preso. E dov'è il tizio? Il tizio da queste parti. Ne ho ucciso uno, scusa mio. Sono sicuro. Beh, io ho preso colui che aveva la taglia. C'è qualcosa che... Ah, eccolo qua. Siamo la numero 2. Bello averlo dorato. Non ha rinculo praticamente. Spari da lontano e fai comunque il danno. Ci sta. Uno morto, in testa. Oh, da dietro, da dietro. Io non so dove sei tu. Ed è scudato pure, ed è scudato. Poi io sto facendo danni a manego. Guarda lì quanta gente. No, vecchio, mi hanno cecchinato. Builda, builda, builda e cura. Usiamo la corrente per andare tipo da questo lato. Ok. Ecco tipo un paneo zero. Oh! Oh! Optic Cobra distrutto! Attento, attento, c'è un altro. Vai, spara.
Non ho più munizioni. No! Bravo, 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 bravo. Datemi, datemi. Avete il falò, sono sicuro. Eccolo lì. Sto seguendo. Ne vado una vita di danno. Qua dietro. Distrutto. Distrutto. Non so, non mi sembrano forti. Qua sotto il primo, raga. Lo vedo, è una banana. È una banana. No, semplicemente no. È dorato. Morto, ho ucciso il primo. Ok, dai, siamo i primi, ho uno di vita. Uno di vita. Quanto è la rigenerazione? Attraverso la scala, che bello. E perché l'ho visto adesso? Non capivo quello che mi hai detto prima. Il numero uno è a destra. Che tipo di pusharlo? Oh, ma questo dove? Vai, vai. Pusha, pusha di brutto il numero uno. Se riesci a ucciderlo, mi sa che abbiamo vinto. Una pompa leggendaria. Un attimo. Stai buono. Dov'è il numero uno? Dritto, a destra. Ho voglia di curarmi. Forse è l'ultima cosa che faccio. Ti gasa un botto sta musica. Vero? È lì? È lì? No, no. Sì, non è, è illuminato. Lì. È lì, vecchio. Oh, è qua. Vecchio. Ti manca pochissimo. Lo so. Tipo 30, 30 di taglio. Sei uno contro due, non per dire. Attento sopra l'albero, sopra l'albero. Destra. No, non questo, quello destro. Se riesci a buttarlo giù e muore di danno da caduta, è vinto. Non riesci a spaccare l'albero. Quattro monete, ma sono inutili quattro monete. Volo. Qualche trap? No. Nooo! C'era il falò. Ho visto. Dio.
Pazienza. Beh, bella, bella, dai. GG.